Collega, qual è il modello organizzativo con il quale i forum si muovono? È un modello che è basato anche sul modello organizzativo istituzionale, perché come noto oggi il terzo settore è chiamato a dare importanti risposte, sia da un punto di vista progettuale che da un punto di vista programmatorio e anche da un punto di vista dell'azione di sostegno alle persone. Quindi il livello istituzionale è organizzato da un lato a livello provinciale con l'ASL, per esempio, che fa da coordinamento e anche da progettazione rispetto a tutta una serie di interventi. Altri interventi sono organizzati a livello di distretto, cioè a livello dei tre distretti della provincia di Cremona, che sono Cremona, Crema e Casalmaggiore, attraverso gli uffici di piano e attraverso le aziende sociali che i comuni hanno adottato per la loro azione. Quindi anche il terzo settore si organizza in questo modo, per avere degli interlocutori certi, per essere lui stesso un interlocutore certo rispetto alle istituzioni, con una rappresentanza forte e significativa, e per avere dei modelli, dei progetti e degli obiettivi condivisi. Questo è l'obiettivo, ovviamente, che non è semplice da raggiungere perché il territorio cremonese, come sappiamo, è anche molto frazionato, sono 115 comuni, in questi 115 comuni ci sono tantissime organizzazioni di volontariato, di associazionismo, quindi in generale il terzo settore. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di condividere alcuni punti fondamentali. In un momento estremamente complesso e difficile, come tutti sappiamo, è quello che stiamo vivendo. Quindi appunto il livello provinciale, che è, diciamo così, più una macroarea, e il livello territoriale, dove agiscono con forza i forum territoriali. Tra l'altro, stiamo finalmente raggiungendo l'obiettivo della costituzione anche di un forum casalasco, e quindi tutti e tre i territori della provincia saranno in questo modo rappresentati. Ecco, ma qual è la qualità del rapporto con le istituzioni? C'è corrispondenza? Ci sono difficoltà? In alcuni casi c'è corrispondenza, in altri casi ci sono difficoltà. La difficoltà più importante è che in questo momento, appunto, in cui vi è una drammatica penuria di risorse a fronte di un drammatico aumento dei bisogni delle persone, il terzo settore viene spesso visto, o talvolta, diciamo, come uno strumento per arrivare laddove il pubblico non riesce ad arrivare. Non è questo la nostra filosofia, il nostro obiettivo. A nostro avviso, soprattutto l'associazionismo e il volontariato Diciamo, sono c'è un una spinta valore forte verso aggiunto, questo. e in questo momento stiamo discutendo fortemente su questa spinta forte che c'è ad appunto a utilizzare il terzo settore come, diciamo, fra virgolette, un tappabuchi dove le falle stanno diventando anche molto grandi. Non è questa la nostra filosofia, non è questo il nostro obiettivo. Polenghi, allora perché un'associazione di volontariato della cooperazione sociale si dovrebbe iscrivere al foro? Io credo che questo sia il nostro obiettivo principale, far capire alle associazioni, a tutto il terzo settore, qual è l'importanza oggi di lavorare insieme e soprattutto di fare rete per avere una rappresentanza forte, perché questo è il nodo. Non è facile questo percorso perché giustamente ogni associazione ha proprio appunto il proprio campo, i propri obiettivi, i propri valori. Però ogni giorno che passa si dimostra come o c'è una rappresentanza forte che riesce a portare avanti gli obiettivi comuni, o altrimenti dite d'impera, cioè i livelli di confronto trovano spazio nell'avere un interlocutore appunto non condiviso. Ci sono alcuni passaggi che abbiamo compiuto che ci dicono come effettivamente questo lavoro comune serva. Un esempio può essere stato il lavoro che è stato fatto dal Forum, soprattutto territoriale cremonese, quando il Comune di Cremona ha emanato un nuovo regolamento per l'assegnazione delle sedi alle associazioni. L'abbiamo appreso dai giornali. Abbiamo sottolineato come quando si vuole parlare di sussidiarietà, di buon rapporto col terzo settore, sia opportuno discutere prima di assumere delle decisioni e non a cose fatte. Abbiamo trovato anche degli interlocutori sensibili e dopo un lavoro importante, significativo, con le associazioni che abbiamo riunito, che abbiamo coinvolto, a cui abbiamo mandato i testi, delle quali abbiamo sentito le osservazioni, si è arrivato a un nuovo testo del regolamento che raccoglieva le osservazioni delle associazioni. Questo è un esempio molto concreto di come il lavorare insieme produce poi dei risultati.
Agostino parlava prima della petizione. Siamo stati l'unico territorio in tutta la Lombardia che è riuscito a far trovare insieme su un testo che chiedeva il reintegro del fondo sociale che era stato tagliato del 70%, cioè non stiamo parlando di cifre da poco, stiamo parlando del 70% del fondo assegnato ai comuni per le politiche sociali da parte della Regione. E abbiamo fatto questa petizione che è stata condivisa dai tre sindacati più significativi e soprattutto ha visto la firma di 49 associazioni, cioè tutte le associazioni più importanti e significative del territorio e soprattutto di 115 sindaci. Questo è stato come posso dire, un risultato che al di là del fatto che poi il fondo è stato reintegrato, non vogliamo certamente dire che è stato solo per merito nostro, però è stato un risultato di condivisione di obiettivi e di strumenti e di coinvolgimento delle associazioni da una parte e delle istituzioni dall'altra. Quindi il perché è questo? E perché oggi non si può pensare di raggiungere un obiettivo se non si fa rete insieme. E su questo i forum lavorano anche da un punto di vista, insieme al CISVO, della formazione delle associazioni. Perché tutto il percorso formativo che abbiamo condiviso e che porta anche al titolo della festa del volontariato e che proseguirà, è appunto su questo, cioè i rami dell'albero devono stare insieme nelle radici dell'albero, perché altrimenti non crescono. E questo è un po' il significato, la metafora del logo della festa. Ecco, quindi il perché è proprio questo, cioè perché bisogna lavorare insieme per avere degli obiettivi comuni e soprattutto per raggiungerli a favore poi di quelli che sono i nostri utenti principali, cioè i cittadini. Perché lo scopo dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore in generale è appunto la cittadinanza attiva e il benessere della comunità. E questo è il lavoro che facciamo ogni giorno.